Emergenza freddo. Pochi giorni fa a Bologna un bimbo di poche settimane è morto. Non abbiamo chiesto aiuto, non dati i genitori, perché temevamo che ci portassero via i figli. Una storia dura, come quelle con cui si scontra e si confronta anche la Caritas Diocesana di Alessandria. Giampaolo Mortara è il direttore, sicuramente a lui arrivano queste storie, a lui, agli operatori, ai volontari, tocca trovare una soluzione, naturalmente insieme ad enti e istituzioni. Giampaolo è con noi all'ostello di via Mazzini, qui chi arriva e che cosa vi chiede e voi che cosa date a loro? Beh, questo è un servizio di pronta accoglienza per le persone senza dimora. E qui arrivano queste persone che purtroppo sul nostro territorio sono direi in numero molto elevato considerato il nostro territorio. Ne possiamo stimare sulla città di Alessandria oltre 150 che incontriamo durante tutto l'anno. Nel periodo invernale questa struttura di accoglienza viene ampliata da dare così la possibilità di avere oltre 50 posti letto a disposizione. E le persone che vengono qui sono persone che per l'intera giornata vivono il dramma della strada, non hanno alcuna dimora e proprio in questo posto trovano riparo e conforto per alcune ore, specialmente quelle notturne. La struttura è aperta dalle 20 di sera alle 8 del mattino. Qui le persone possono venire, trovare un'accoglienza, quindi un posto letto, la possibilità di una piccola cena, la possibilità di una doccia, una possibilità anche di potersi lavare gli effetti personali. Un'accoglienza quindi non solo per non passare la notte a freddo, ma anche per potersi raccontare, per potersi confrontare. Beh, certo, nel periodo di accoglienza serale viene anche lasciato uno spazio al dialogo e all'accoglienza che viene fatta dai volontari, quindi anche una condivisione delle diverse problematiche che ogni giorno queste persone affrontano. Italiani e stranieri? Sì, ci sono parecchi stranieri, ma anche e soprattutto in questi ultimi anni parecchi italiani. Quest'anno abbiamo una percentuale di italiani che si aggira attorno al 40-45%. Il problema maggiore è il lavoro, che non c'è. Il problema maggiore risulta la mancanza di lavoro. Di conseguenza l'impossibilità di mantenere una casa e poi ci sono anche soprattutto tante situazioni di disgregazioni familiari, di famiglie che si sono sfasciate, e tanti uomini vengono in questa struttura perché hanno dovuto proprio lasciare la casa dove abitavano, a moglie e figli, e si sono così trovati per strada e non, magari anche aggiunto dalla mancanza di lavoro, da una situazione di disoccupazione e quindi la possibilità di riuscire a mantenersi in una situazione abitativa propria. Chi volesse darvi una mano a gestire in qualche modo questo servizio, cosa deve fare? Beh, innanzitutto tutti possono rendersi responsabili a livello di comunità per quanto riguarda situazioni come queste. A volte è sufficiente magari dare la disponibilità di alcune ore di tempo per venire in struttura, anche per rendersi conto, per vedere qual è la situazione, per conoscere queste persone. Oppure, come è successo in quest'ultimo periodo, tante persone si sono dimostrate molto solidali e generosi con atti di solidarietà. Sono tantissime le persone, e ne approfitto per ringraziare, che nel periodo, quest'ultimo mese, sono venuti presso le nostre strutture portando coperte, generi alimentari, generi di conforto e materiale comunque utilizzato in struttura. Conclusa l'emergenza freddo, come e in che modo la Caritas continua a stare al fianco di chi comunque ha bisogno?
Beh, passato direi il periodo invernale, la struttura rimarrà comunque aperta, come è rimasta aperta in questi 10 anni. I posti letto a disposizione saranno 20 e si cercheremo comunque di valutare le situazioni attraverso orientamento, attraverso l'ascolto, per cercare proprio di non abbandonare queste persone e di fare un lavoro legato all'orientamento, legato soprattutto anche all'accompagnamento, proprio alla ricerca di possibili soluzioni.